Allora, proseguiamo con una lezione sulla censura, che è direttamente collegata con l'Inquisizione, naturalmente parliamo della censura ecclesiastica, e che per degli studenti di lettere è importante, perché inquadra il modo in cui l'autorità di controllo, in questo caso l'autorità ecclesiastica, controlla i libri nel corso del 500 e del 600. Poi nel 700 la censura ecclesiastica continua a esistere finché ci sono in vigore le inquisizioni, c'è anche la censura ecclesiastica, però perde forza in favore della censura di Stato. Comunque noi adesso stiamo parlando del 500, del 600, quindi la censura che conta è quella ecclesiastica. Vi ricordate, abbiamo detto che nel concilio Lateranense V c'è stata abbiamo letto il testo del Libellus, che come avete visto auspica un più fermo controllo sui testi a stampa come forma di controllo sulla cultura e contro l'astrologia, i testi di astrologia, di magia, eccetera. E abbiamo visto che in qualche modo, corrispondendo ai voti di Giustiniani e di Guerini, viene istituito l'istituto dell'imprimatur. Ecco, un altro, in questi anni è stato istituito l'istituto dell'imprimatur. L'avete capito che cos'è l'imprimatur, mi pare, no? Ve l'ho detto. L'imprimatur è il sistampi. Quando uno scrittore vuole, qualcuno scrive un libro, lo vuole stampare, non può accedere alle stampe direttamente, ma deve passare per un ufficio che nel caso ecclesiastico è quello del vescovo e dell'inquisitore, e nel caso dello Stato è una qualche magistratura istituita dallo Stato, e deve chiedere l'autorizzazione. L'ufficiale, in questo caso l'ufficiale ecclesiastico, legge il libro e o lo accetta così com'è, raramente, oppure lo boccia completamente, oppure gli indica delle modifiche. Sì, va bene, ma qui cambia questo, cambia quello, cambia quell'altro. Questo si chiama censura. Censura preventiva, no? Preventiva, cioè la censura che viene esercitata per arrivare alla stampa. È chiaro? Poi, come vedremo, si istituirà tra poco una seconda censura, che è la censura successiva, cioè il libro è stato stampato, ma ci si accorge l'autorità di controllo, cioè come vedremo tra poco, il Santo Ufficio si accorge che contiene contenuti non accettabili, riprovevoli sotto il piano o dogmatico, o morale, o politico, e così via, e sospende il libro. Questo sta per accadere, non è ancora accaduto. In questo periodo, sì, certo, l'istituto dell'imprimatur è stato istituito, ma funziona poco. Cioè, i sondaggi che sono stati fatti sui giacimenti di Cinquecentina nelle biblioteche italiane mostrano che la maggior parte delle stampe esce senza imprimatur. Bene, qui non state parlando di sistemi moderni che istituiscono una qualsiasi forma di controllo e erigono un qualsiasi istituto, e quell'istituto funziona, insomma, no? Qui tra la norma e l'applicazione della norma siamo in antico regime, siamo in un mondo che è ancora medievale, se volete, no? Quindi tra l'enunciazione della norma e poi la sua applicazione ci passa molto, è chiaro. Quindi in questo periodo i libri continuano ancora a uscire senza imprimatur. L'istituto che maggiormente riesce a controllare i libri è un altro, ed è quello del privilegio di stampa.
Che cos'è il privilegio di stampa? Con l'istituzione della stampa, anni 60 del 400, le stampe erano libere, quindi un editore pubblicava il vostro libro, un vostro libro, il libro dei... Come si chiama lei, signorina? No, di nome. Stefania. Pubblicava il libro di Stefania e poi un altro editore ripubblicava il libro di Stefania. Se il libro di Stefania andava bene, un altro lo ripubblicava e naturalmente aveva dei vantaggi. Il vantaggio principale, intanto non pagava Stefania, e va bene, questo probabilmente non lo pagava neanche il primo editore, ma si avvantaggiava del sondaggio di mercato fatto dal primo editore, cioè il primo editore rischia. Il secondo, se si accorge che quel libro va bene, non rischia niente. Allora, mancava il copyright, quello che oggi si chiama copyright, e che allora si chiamava, che era, oggi il copyright è un diritto, no? Cioè, quando voi, è un diritto del pensiero, cioè, quando voi stampate un libro, la casa editrice ha il copyright, non la può ristampare un altro editore, va bene, voi siete impegnati con quell'editore e naturalmente ne traete dei vantaggi in termini contrattuali. Ecco, allora questo non c'era e invece veniva accordato un privilegio di stampa che appunto autorizzava un certo editore a pubblicare il libro di solito per 10 anni, in altri casi per 20. Allora, vedete, era appunto un privilegio, cioè non era un diritto. L'autorità, in questo caso l'autorità ecclesiastica, concedeva graziosamente, quindi poteva concedere e non concedere. Non sto qui a spiegarvi che questo era un motivo, naturalmente, era un mezzo attraverso il quale un detentore del potere privilegiava e rafforzava determinati editori a lui vicini e ne scoraggiava degli altri, e quindi naturalmente influiva sulla composizione dell'offerta. Va bene? In ogni caso era un privilegio, cioè non era un diritto, occorreva che l'autorità accordasse graziosamente. Allora naturalmente al privilegio era connesso anche la censura, e in questo caso naturalmente il controllo funzionava, perché era interesse dell'editore avere il privilegio e quindi era naturalmente anche suo interesse collegato di farci controllare il libro. Va da sé che le autorità non vi concede un privilegio se non approva il contenuto del libro medesimo. Allora, in questa fase sostanzialmente la censura la esercita l'istituto del privilegio di stampa. I libri che escono con privilegio sono libri controllati, gli altri tendenzialmente no. È chiaro il concetto? Ecco, cosa succede? Succede che appunto tutta questa vicenda della riforma che abbiamo cominciato a delineare perché ci mancano ancora grossi pezzi sulla Francia, sulla Gran Bretagna, insomma, però abbiamo impostato un pochino il problema della nascita della riforma, della prima diffusione della riforma. La scelta di contrastare con l'istituzione del Sant'Ufficio, quindi di non risolvere la questione con la concordia, come faceva Carlo V, come avrebbe fatto forse Carlo V, non senza anche momenti autoritari, ma insomma privilegiando il momento del compromesso, e invece rifiutando frontalmente la proposta di Lutero, naturalmente i focolai luterani e poi calvinisti devono essere perseguiti col tribunale, cioè con l'inquisizione. Scegliere la via del rifiuto netto implica
adottare il metodo poi della repressione del dissenso. Non so se è chiaro il concetto. Allora, i focolai, i gruppi luterani, anabattisti, antitrinitari, che c'erano nel paese, non fortissimi, però c'erano a Napoli, a Venezia, a Milano, a Lucca, a Firenze, insomma, c'erano gruppi eretici, c'erano. A questo punto vengono affrontati, abbiamo visto, col metodo della repressione, cioè con l'inquisizione. Ora, loro si accorgono naturalmente che il veicolo naturale di diffusione delle idee luterane è il libro, come vi ho detto, no? Ecco, l'osservazione canonica, la riforma si diffonde, riesce a diffondersi in Europa perché è la prima forma di eresia, eresia, noi usiamo questa parola tra virgolette, insomma, cioè ci mettiamo dal punto di vista in questo momento dell'autorità romana che la considera un'eresia, insomma, è la prima forma che dal loro punto di vista è un'eresia che si può avvalere del mezzo della stampa. Voi capite che una cosa è il pensiero di Hus, che conoscono soltanto chi gli sta vicino, insomma, conoscono le cerchie boeme che gli stanno attorno. È una cosa, il pensiero di Lutero che viene diffuso con decine di migliaia di ribelli. Naturalmente potete immaginare, sono stati fatti degli studi sul tipo di libro che loro scelgono, e fa da sé che scelgono libri tascabili, di poco prezzo, facilmente nascondibili, e quindi che vanno entrambi, che possono essere comprati da chiunque, vanno in tasca ed è difficile controllarli. Il veicolo dell'eresia è il libro. Naturalmente anche come si diffonde l'eresia. Immaginiamo che io sia un luterano, come vi trasmetto il luteranesimo? O a bocca parlando, oppure vi distribuisco un libro. Va bene? Ecco, allora, naturalmente quindi si tratta di controllare anche la comunicazione orale, ma in primo luogo la diffusione stampa. Allora, guardate, questo loro ce l'avevano molto chiaro, cioè che quasi sopravvalutavano il veicolo della stampa. Cioè, quando Paolo IV scrive un suo memoriale, De Reformanda Ecclesia, una delle cose che dice è che la peste e l'eresia si diffonde col mezzo della stampa. Ecco, loro non sottovalutavano la stampa. Quindi uno dei primi uffici dell'Inquisizione è controllare la circolazione della stampa. Per i primi 30 anni, dal punto di vista della Chiesa, stiamo parlando naturalmente delle istituzioni ecclesiastiche, è chiaro, dal punto di vista della Chiesa, per 30 anni la censura è stata esercitata direttamente dai tribunali di Inquisizione. Quindi l'Inquisizione controlla i libri, concede l'imprimatur, è l'inquisitore che concede l'imprimatur, talvolta coadiuvato anche dal vescovo, ma insomma sempre ovunque dove c'è l'Inquisizione, cioè nell'Italia centro-settentrionale, perché il Regno di Napoli si ribella e con due sommosse non accetta l'istituzione di questo tribunale, quindi non lo introducono nella figura dell'inquisitore, il che non significa che nel napoletano non ci fosse inquisizione. Nel napoletano l'inquisizione veniva esercitata dal vescovo, da determinati vescovi che avevano mandato particolare per esercitare i poteri di inquisizione. Erano vescovi che esercitavano poteri di inquisizione, per esempio il vescovo di Caserta,
questo di casetta aveva questi poteri. Allora, è l'Inquisizione che vaglia i libri, è l'Inquisizione che concede l'imprimatur. Ora, che cosa succede? Succede che abbiamo detto, vi ricordate che nel 1947, in vista, constatando, no, non in vista, constatando la vittoria, in corrispondenza con la vittoria di Carlo V a Mühlberg, Venezia introduce l'istituto laico dei savi all'eresia. Vi ricordate, sono tre gentiluomini, naturalmente dotti e pii, che coadiuvano l'inquisitore nel che danno braccio all'inquisitore nella caccia all'eresia. Questo significa che dal 47 l'inquisizione funziona a Venezia. E una delle prime operazioni che fa è di intimare a tutti i librai di non pubblicare libri eretici sotto pena di scomunica, gravi multe, frusta, da, come si diceva, da Rialto a San Marco. Frustare da Rialto a San Marco. Lo prendono da Rialto e lo mandano fino a San Marco a frustare. Ecco, naturalmente i librai cercano di evitare tutte queste pene e dicono e fanno, avanza un'obiezione, va bene. Tu ci scomunichi se noi pubblichiamo libri eretici, ma quali sono i libri eretici? Se ci conviene una pena così grave, ci devi dire quali sono i libri eretici, perché noi potremmo pubblicarne inavvertitamente. Allora, l'autorità ecclesiastica, che in quel momento è rappresentata da Monsignor Giovanni della Casa, cioè l'autore del Galateo. L'autore del Galateo redige, che cosa redige? Redige un primo elenco di libri che va dato ai librai come memoriale di censura, cioè non potete pubblicare questi libri. Se pubblicate questi libri qua, scomunica, multa, frusta da Rialto a San Marco. Va bene? Sono brutte esperienze se frustati da Rialto a San Marco. Allora, i librai si ribellano. Dicono, no, ma questi sono troppi. Non è possibile tutti questi libri. E che protestano. Allora l'Inquisizione assume su di sé il controllo, cioè la Congregazione Romana dei Cardinali assume su di sé l'onere di redigere una lista di libri proibiti. Queste sono le prime liste dei libri proibiti, che si chiameranno indici, è l'indice dei libri proibiti. Secondo tentativo dell'Inquisizione di pubblicare la lista dei libri proibiti, i librai si fanno sempre più gagliardamente contrari. Tenete presente, non ve l'ho detto, che a Venezia c'era più della metà dei torti di tutta Italia, cioè la stampa era veneziana. A Venezia c'era più della metà delle stamperie di tutta Italia. Quindi per Venezia la stampa era un interesse economico importante, non era un settore marginale, era un importante interesse economico, quindi gli stampatori che entrano in agitazione sono un problema importante per Venezia.
e naturalmente indici di censura troppo incisivi, troppo forti, danneggiano l'economia veneziana. Quindi si crea un problema. Tenete presente che questa è una cosa ancora molto importante per voi che siete studenti di lettere moderne. Venezia è rimasta la capitale del libro italiano. Nel 500 era la capitale europea del libro, ma è rimasta, poi viene agganciata e superata da altre piazze, Lione, l'Olanda, Anversa, Parigi, insomma ci sono altre piazze editoriali che superano Venezia, ma insomma invece a livello italiano rimane egemone per tutto l'antico regime. È soltanto tra fine Settecento e inizio Ottocento che il centro più importante della stampa passa da Venezia a Milano. E questo passaggio è rimasto fino ai giorni nostri. Cioè, se dovessimo indicare la più importante città di stampa d'Italia, dove c'è la maggiore quantità di la più alta quantità di stampe, dovremmo dire Milano. Va bene, naturalmente ce ne stanno anche a Torino, ce ne stanno anche a Roma, a Milano che è la piazza più importante. Con Napoleone, con la fine del Settecento, Milano, l'egemonia sulla stampa passa da Venezia a Milano. Quindi per Venezia è un problema fondamentale. E nel 54, non con un secondo tentativo di introdurre un indice, non riescono a vincere le resistenze degli stampatori. Queste resistenze degli stampatori vengono vinte finalmente dal loro punto di vista, o disgraziatamente dal punto di vista della stampa, soltanto nel 1559 da Paolo IV. Paolo IV è Gian Pietro Carafa, è l'inquisitore, abbiamo cominciato a imparare chi è, no? È il leader della fazione intransigente, l'avversario di Paul, è la guida del Sant'Ufficio, è l'uomo forte, è chiaro, l'uomo forte nel 1555 diventa Papa e naturalmente quando l'inquisitore diventa papa la situazione si fa difficile. Tenete presente che, come appunto risulta dagli studi di Massimo Firpo, mentre prima si tendeva a pensare che la svolta repressiva corrispondesse all'istituzione Sant'Ufficio e quindi avvenisse nel 42, i suoi studi hanno mostrato che invece, come vi ho già anticipato, per 8 anni il Sant'Ufficio è una congregazione contesa in cui ci stanno anche gli spirituali, ci stanno anche i mediatori, è chiaro. Quindi i tribunali non funzionano in maniera veramente aggressiva. Cominciano a funzionare in maniera veramente aggressiva nel 1550 con il nuovo Papa Giulio III. Ecco, e una delle, naturalmente, degli atti con cui si comincia a lanciare la caccia all'eretico è una bolla che si intitola Cum meditatio cordis nostri, nella quale viene lanciato un tempo di grazia nel corso del quale e che accompagna sempre, che introduce sempre l'azione dell'Inquisizione, sono di solito 15 giorni nel corso dei quali chi si presenta spontaneamente all'autorità consegna i libri proibiti e confessa, gode di un perdono particolare, completo, eccezionale. Allora vedete,
l'inquisitore parte con un atto di grazia, però non dovete pensare che questo significhi una forma di accondiscendenza o di dolcezza. L'atto di grazia serve a fare una prima incetta di confessioni e una prima incetta di libri, che poi serve successivamente sia per acquisire un certo numero di conoscenze e poi avviare i processi penali veri e propri, sia per fare una prima incetta di libri. Al termine del tempo di grazia comincia il tempo di giustizia, nel corso del quale invece chi non si è presentato spontaneamente viene processato, giustamente processato, no? Vi abbiamo dato un tempo per pentirvi e voi non ne avete approfittato, vedete come, e quindi giustamente interviene un tempo di punizione. È chiaro? Quindi vedete, non si è molto discusso, anche un bravissimo storico, si chiama John Tedeschi, che è morto da poco, ha insistito forse un po' troppo su questa alternativa inquisizione dura, inquisizione moderata, inquisizione clemente, inquisizione vendicativa. Il problema non è l'alternativa tra la durezza e la mollezza, perché l'indulgenza serve a far funzionare le cose. Il problema di un tribunale è l'efficacia, non è la dolcezza o la durezza, è la capacità di controllare effettivamente quello che succede sul territorio. E quindi è di solito una complementarità di moderazione e durezza. Le due cose sono presenti. È chiaro? Ecco, quindi il tempo di grazia è funzionale naturalmente poi alla celebrazione dei processi. Allora, in questo tempo di grazia, quello che bisogna fare è portare, uno degli atti fondamentali è portare i libri. Ecco, si cominciano quindi le prime incette di libri proibiti. E sono incette che fanno l'inquisizione. Gli anni 50 sono gli anni del decollo del sistema di controllo inquisitoriale. Ecco, al termine del quale, attraverso il pontificato di Paolo IV, si giunge al primo indice universale dei libri proibiti, che è l'indice del 1559. È un libro stampato. Se volete capire come è fatto un indice dei libri proibiti, potete andare in una qualsiasi biblioteca romana antica, quindi l'Acca Sanatense, o l'Angelica o la Valliceliana, cioè depositi di origine religiosa, e lì li trovate. Li prendete l'indice 1559. È un libro. È un libro nel quale sono elencati cosa sono elencati. Non sono elencati solo libri, sono elencati, sono divisi, l'indice è diviso in classi. In prima classe non ci sono titoli di libri, ma ci sono nomi di persone. Sono i nomi degli eretici nei quali è proibita tutto. Poi in seconda classe ci sono invece titoli di libri, che sono titoli di libri di autori non eretici, ma che hanno pubblicato singole opere condannabili. E poi c'è una terza classe di libri anonimi, che è meno interessante perché è una catalogazione di carattere puramente bibliografico. Va bene? Quello che conta sono le prime due classi, cioè la classe dei libri eretici e la classe dei libri non eretici. Ecco, l'indice del 59, che è un indice durissimo, è l'indice di Paolo IV, commina la scomunica e apre il processo, dice tutti i libri che stanno all'indice, i lettori sono scomunicati.
e si può aprire un processo di inquisizione. Allora, quello che succede è un movimento di protesta vastissimo, tutti si impauriscono, tutta Italia ha libri proibiti e quindi tutta Italia diventa processabile, non solo gli eretici, ma anche le persone normali, insomma, anche i bravi fedeli, insomma, diventano processabili. Quindi questo indice, lui riesce a farlo pubblicare nel 59 a Venezia. C'è una prova di forza, ecco, la catena di comando, Paolo IV e l'inquisitore che stava a Venezia, che era Felice Peretti, un altro tipo durissimo, che poi diventa Sisto V ed è uno dei papi che picchia in testa, e anche lui è un papa inquisitore. Questa catena impone a Venezia l'indice dei libri proibiti, quindi dal 59 a Venezia vige l'indice dei libri proibiti, però vige poco, viene molto contestato. Naturalmente le cose quando sono troppo dure non funzionano. Allora, con l'ultima sessione del Concilio di Trento, quella del 63, una commissione conciliare si incaricherà di moderare l'indice del 59. Quindi funziona poco l'indice del 59. Con il 64, con l'indice emanato da Pio IV nel 64, invece si modula un indice più moderato e quindi più applicabile. La differenza fondamentale sta nel dispositivo penale, cioè l'indice del 64 dice che solo i libri di eretici, solo i libri di prima classe sono oggetto di scomunica e portano un processo. I libri di seconda classe sono puniti con pene spirituali ad arbitrio del vescovo e non conducono a un processo. Allora vedete, la cosa diventa un pochino più, prima diventa più moderata e quindi più esigibile, è chiaro. Non tutti quelli che hanno boccaccio in casa se vengono processati, che senso ha? Tutti quelli che hanno straparola, tutti quelli che hanno novelle un po' boccacciate, se vanno sotto processo, sarebbe stata un'assurdità. Allora, solo coloro che detengono libri eretici vanno sotto. E vengono scomunicati. Che cos'è la scomunica? Lo sapete? Tenete presente che è stata esercitata in Italia fino alle elezioni del 48, quando sono stati scomunicati i comunisti. Allora, la scomunica, sapete che cos'è? La scomunica parlando di linguaggio del diritto canonico, è una pena spirituale foro esterno. Mamma mia, che vuol dire? Vuol dire che è una pena che viene irrogata dall'autorità ecclesiastica non in foro interno, non nel foro della coscienza, perché è un foro esterno, cioè ha delle conseguenze sociali visibili. È spirituale perché ha come fine la salvezza dell'anima, che non irroga pene corporali, e consiste nell'esclusione dalla comunità. Lo scomunicato è una persona che viene esclusa dalla comunità e con la quale tutti gli altri non possono parlare, trattare, fare contratti. E capite che se applicata è distruttiva. Perché se la signorina qui non può più parlare con nessuno, non può più trattare con nessuno, non può più comprare da nessuno, non può più fare contratti con nessuno, si trova in una situazione disperata. Una situazione disperata nonostante che non le si mettano le mani addosso, no?
cioè anche senza toccarla, anche senza toccare il suo corpo, senza catturarla, senza... il suo corpo non viene toccato, eppure la sua persona viene enormemente danneggiata e messa in con il, ecco, allora avviene una modulazione e con questa modulazione si avvia l'incetta di libri che viene fatta e viene svolta in Italia nella seconda metà del 500. Con la bolla in cena Domini del 68, dopo il duro Paolo IV, inquisitore, viene il più accondiscendente politico Pio IV. Dopo il più ascendente politico Pio IV viene di nuovo un inquisitore duro che è Pio V. Con Pio V viene varata una bolla in cena Domini molto dura. Che cos'è la bolla in cena Domini? Una bolla importantissima che viene letta nel Giovedì Santo, nel giorno della cena del Signore, davanti a San Pietro, ed elenca tutti i casi di scomunica late sentenze di riserva papale. Oddio, che scomunica late sentenze di riserva papale. Late sentenze significa che la persona è scomunicata eo ipso nello stesso momento in cui viene pronunciata enunciata la bolla. Anche se l'autorità non se ne accorge, voi siete scomunicati. Vi trovate in una posizione di scomunica. È vero che voi direte sì, ma se gli altri non lo sanno, io in che senso sono scomunicato? Beh, se muori scomunicato vai all'inferno. Quindi intanto ha un effetto su di te. E late sentenze, lata e sentenzia è genitivo di lata sentenzia, quindi con effetto, giustamente Elena Brambilla dice con effetto magico, perché solo sulla base della semplice enunciazione verbale tu rimani colpito. Di riserva papale significa che non può assolverla che il Papa. Quindi se a Roma non fa problema, ma a Messina sì, perché devi andare a Roma a farti assolvere. Naturalmente non ti assolve il Papa direttamente, ti assolve il Papa attraverso gli uffici delegati, che sono un ufficio che si chiama penitenzieria, e che è appunto il luogo della soluzione. Papa ricorda le soluzioni di propria competenza, che però lui le delega anche agli inquisitori locali. Quindi la scomunica late sentenze diventa una scomunica che può essere assolta dall'inquisitore locale, cioè cittadino, perché gli inquisitori stavano nelle città, non è che ci fossero inquisitori in campagna. Gli inquisitori stavano nelle città medio grandi, quindi non so, a Padova, a Vicenza, a Firenze, ad Arezzo, a Torino, Milano, Cremona, insomma, avete capito, nelle città. Ecco, l'inquisitore aveva la delega per togliere questa scomunica, quindi voi sostanzialmente per farvi togliere, voi, insomma, loro. Per farmi togliere questa scomunica dovevate andare dall'inquisitore. Allora, dal 68 la bolla in cena Domini, che fa tutto l'elenco degli scomunicati e metteva insieme cose, i banditi, i pirati, gli eretici, tutti insieme in un elenco. Svolge azioni di pirateria e scomunicato late sentenze e così via. Dal 68 sono scomunicati late sentenze i lettori e possessori di libri.
vuol dire che il semplice possesso porta alla scomunica. Che significa? È molto importante. E si vede che è l'esito di 20 anni di attività. Cioè, che succede? Succede che una qualsiasi... Dunque, un processo di acquisizione normalmente funzionava così. Arrivava notizia, denuncia di una certa persona, la prima cosa che l'inquisitore faceva, naturalmente cominciava a raccogliere informazioni sul denunciato, ma la prima cosa che faceva era andare a casa sua e a vedere se dentro aveva libri proibiti. Perché il libro proibito è una prova. Essendo colui che ha il libro proibito eretico scomunicato, è chi ha il libro proibito è uno scomunicato ed è evidentemente indiziato di eresia. Se tu in casa c'hai Lutero, è possibile che tu sia luterano, anzi è probabile che tu sia luterano, se no che te lo vieni a fare in casa. Aspetta che le finisco di spiegare questa cosa. Allora, la linea difensiva normale era, dovete immaginare persone come voi, cioè scaltre, in italiano nel 500, non era messo. Quindi si difendeva. E cosa diceva? Diceva: signor mio grandissimo, reverendissimo, eccellenza, io questo libro ho ereditato una biblioteca da mio padre, ho preso tutti i libri in blocco, sono quelli che stavano lì a casa di mio padre, neanche sapevo che ci fosse. Va bene, in casa Lutero. Allora loro che cosa fanno? Rendono reato il semplice possesso. Vabbè, se come facciamo a sapere se tu che quello che c'è in casa l'hai detto o no? Allora, rendiamo reato il semplice possesso. Allora vedete, con il semplice possesso diventa tutto più semplice, perché io quando vado a fare l'ispezione non ho bisogno di dimostrare che lui abbia letto. Cosa che sarebbe difficilissima per un tribunale di oggi, figuratevi per quegli scarsissimi mezzi investigativi del 500, era impossibile. Invece rendendo reato il possesso, tutto diventa più semplice, cioè l'ispezione in casa e il ritrovamento di libri eretici era un importante inizio, quasi una prova. Tra indizio e prova non c'era una gran differenza, va bene? Prova, un forte indizio era una prova. È chiaro? Ecco, allora il reato diventa il semplice possesso, ma alcuni storici di inquisizione fanno notare che sono pochi i processi per semplice possesso. Ad esempio a Venezia i processi di inquisizione veneziana per semplice possesso di libri sono pochi. Come mai sono pochi? Non sono pochi perché non facessero valere la regola, sono pochi perché il possesso del libro attivava un processo e che di solito portava a un'assoluzione, a una condanna per eresia. Quindi voi non dovete guardare per vedere l'incidenza del libro nei processi di eresia, dovete guardare alle sentenze di condanna per semplice possesso, dovete guardare a tutti i processi di eresia e il rilievo che il possesso del libro ha avuto nel processo di eresia, allora vedrete che sono tantissimi. È chiaro, una volta trovato il possesso del libro, il processo può cominciare con un vantaggio dell'inquisitore. Perché l'imputato, in questo caso lui, è in stato di reato. Allora l'inquisitore dice: bello mio, se adesso collabori e parli e cinguetti meravigliosamente bene, te la carico un po'. Se invece cominci a fare il furbo, io prima di intanto ti posso condannare per il semplice possesso. Quindi qui non esci. E poi se per caso ritrovo il
risultato di eresia, allora lì le cose diventano pesanti, devi abbiurare, abbiura dei veementi, eccetera. Ecco, allora, capite, metteva in vantaggio l'inquisitore nel processo contro l'imputato. E quindi è questa la funzione principale della costituzione di reato del semplice possesso. Non è il condannare per possesso di libri, quello è, per così dire, un ripiegamento. Non so se mi sto spiegando. Ad ogni modo, diventa reato il semplice possesso di libri eretici. L'altra cosa che abbiamo scoperto prima, queste differenze non si capivano bene, non si capivano bene, e quindi sembrava che condannassero tutti, fosse un flagello universale, un diluvio in cui la gente poteva andare in prigione per i boccacci non espurgati. No, era una cosa più eculata, si andava in prigione per il possesso di libri eretici, e qui c'è una nettissima differenza nel trattamento dei libri, cioè i libri eretici scompaiono, i libri a seconda classe ci sono. Quando il mio collega Quondam dice l'inquisitore dell'inquisizione sulla letteratura era leggera perché ci sono ancora i libri espurgabili. Certo, i libri espurgabili ci sono, perché, e questa è l'altra differenza, i libri eretici venivano bruciati. I libri della seconda classe potevano essere espurgati. Allora vedete che la censura diventa una censura preventiva per andare a stampa e successiva per far sopravvivere il manufatto nel caso che l'Inquisizione trovi degli errori nel testo stampato. È chiaro? Va bene, sei riuscito a stamparlo perché non se ne sono accorti, perché non c'era ancora l'istituzione di controllo. Fatto sta che io nel tuo libro trovo dei fatti, dei concetti e delle righe censurabili. Quindi, se tu vuoi mantenere il libro, lo devi espurgare. Vedete, diventa molto importante l'espurgazione, come vi dicevo qualche lezione fa. E diventa molto importante questa differenza di destino tra i libri eretici che vengono bruciati e i libri non eretici che vengono espurgati. Allora, certo che i libri non eretici stanno ancora nelle nostre biblioteche, va da sé, perché in teoria non dovevano essere distrutti. Poi in alcuni casi, siccome l'espurgazione era una grandissima rogna ed era una cosa molto difficile, poi capitava anche che bruciassero anche i libri espurgabili, ma insomma, in linea di massima non si dovevano, e quindi ci sono ancora i libri espurgabili. Oggi possono stare nelle nostre biblioteche, che non significa che non ci sia stata la censura. La censura tanto c'è stata, dovete vedere su dentro se c'è stato cancellato qualcosa. E poi i libri espurgabili, gli ordini religiosi ottengono il privilegio di poterli, perché capite che tutto questo è un diluvio, è un'enorme manomissione del patrimonio librario italiano. E il patrimonio librario italiano stava ancora in gran parte nei conventi, quindi sono i conventi che vengono investiti da questa enorme forza d'urto. È chiaro? Allora, sono gli ordini religiosi che si difendono. Sentite, che fate qua? Ci distruggete le biblioteche? Che ci facciamo questi libri espurgabili? Questi libri sono espurgabili. E allora me li dovete spurgare, ma l'inquisitore dice sì, certo, te li devo spurgare, ma ce n'ho una montagna che va da qui fino al quarto piano, quindi il tuo te lo spurgherò al momento giusto da 10 anni, e quindi per 10 anni io il libro non ce l'ho più. Allora loro chiedono un privilegio di poterli tenere in armadi chiusi, in celle chiuse.
rimangono libri espugnabili nei conventi e anche la nobiltà ottiene il privilegio di mantenere libri, mai libri eretici, sempre libri espugnabili della seconda classe, tenerli in casa in armadi chiusi. Per esempio, io l'ultima volta che li ho visti, tutte le biblioteche nobiliari hanno questa istituzione. Voi andate a vedere una biblioteca nobiliare del 600 e vedrete che c'è un assettore chiuso a chiave con i libri proibiti. I libri proibiti tutti, avete capito che c'è una non Lutero, mai Lutero, non Calvino, mai, non Knox, no, non gli eretici, Boccaccio. Libri, adesso è inutile che vi faccia nomi di personaggi che non vi dicono niente, insomma. Più o meno poteva essere proibito quasi tutto. Si dica. Anche in Aristotele, bella domanda. Tutte queste cose sono tutti problemi che nascono con l'istituzione, non è che li sanno già prima. Quindi se voi andate in archivio l'indice, vedete come tutte queste domande vengono affrontate, discusse, diciamo, tra il 59 e il 96. Nella seconda metà del 500 tutti si pongono tutti questi problemi e piano piano i dubbia. E piano piano li risolvono. No, il patrimonio antico non viene toccato, perché è un patrimonio molto lontano dal tempo che non implica eresia, non esiste l'eresia di Aristotele. Però la questione è complicata, ha qualche complicazione. In un importante manuale per inquisitori della metà del 300, scritto dal grande inquisitore di Aragona Nicolas Eymerich, si chiama Directorium Inquisitorum, guida degli inquisitori. C'è tutto un elenco di eresie che comprende anche le filosofie antiche. Mi pare di averlo detto in una delle prime lezioni. Le filosofie, quindi, Averroel, Aristotele, commentato Averroel, Lucrezio, Epicuro, tutti quelli che in qualche modo contraddicono elementi della dottrina, vengono elencati come eretici, però capite, non sono eretici, non sono realmente eretici, perché gli eretici sono cristiani di minoranza, quindi quelli non sono eretici, è un'improprietà. Nel Medioevo la parola nell'età medievale, nel momento in cui praticamente la verità della Chiesa diventa verità pure semplice, per un uomo del 200, quello che dice la Chiesa è la verità. Quindi eresia diventa equivalente a errore. Non dire eresia è come dire non commettere errori. Va bene? Allora eresia diventa tutto ciò che è sbagliato, allora capite bene che comprende una quantità di libri infinitamente superiore, tutti i libri arabi, tutti i libri islamici, tutti i libri ebrei, il Talmud, sono tutti libri sbagliati, quindi anche la filosofia antica in gran parte. Allora però questi, quando devono cominciare veramente a gestire tutta sta roba, Non possono distruggere anche la cultura antica, perché non è fonte di senso religioso. Insomma, distruggono il pericolo immediato, e il pericolo immediato è la protesta luterana, è quella che viene distrutta. La cultura antica viene mantenuta. Ecco, il commento di Averroel ad Aristotele non viene, e quindi voi lo trovate nelle biblioteche del 500, del 600, eccetera. Poi vi stavo per dire, un'ultima
l'esperienza che ho fatto, sono andato a vedere Palazzo Leopardi. Palazzo Leopardi alle Canarie, alle Canarie c'è Palazzo Leopardi. Ve lo fa vedere il film un ragazzo nel... Sì, il giovane favoloso, regista. Bravi, oh, perché ci sarà un altro professore che me ne ha parlato. No, sua cultura personale. Perfetto, no, ci credo, non ci credo. Allora, Mario Cortone, che è un bravissimo regista, ha fatto Noi Credevamo, è regista di Noi Credevamo, quello è un bel film. No, anche il giovane meraviglioso come film, insomma, tenere un'ora e mezzo a parlare di Leopardi. Uno poco, che così, cioè, non è così facile, cioè lui lo fa benissimo. Quello che vi fa vedere è il vero Palazzo Leopardi. Vedete quello che vi dico? La capacità istruttiva dei film, anche non carattere storico, con documento storico, no? Cioè, per esempio, voi vedete Il giovane meraviglioso e ve lo ambientano in Palazzo Leopardi. Quello che vedete è Palazzo Leopardi. E la biblioteca è fatta esattamente come ve la fa vedere lui, va bene? E io sono stato lì e sostanzialmente ho visto quello che avevo già visto al cinema, insomma, ecco, vedete quanto è importante. E la piazza che mi fa vedere è la piazza vera, insomma, sono andati alle Canarie a girare, è semplice, vanno girato alle Canarie, ma è importante, è importantissimo, perché quando Giovanni parla di Silvia e capite dove camminava, capite come era fatta, sapete che potrebbe non averci mai parlato. Potrebbe, anche questo lei lo sa, anche ci sono due repartisti. Bene, benissimo, male, magari fossero due repartisti. Allora, ecco, vedete la capacità informativa dei film, anche non storici, anche di invenzione, però l'invenzione fino a un certo punto, perché il padre Bernardo, il padre di Nicomachia, faccio corto circuito, Monaldo era, come te lo descrivono lì, era un pio signore che lo ha fatto studiare, che ci teneva che lui diventasse un filologo, insomma. E i contenuti sono veri, i contenuti essenziali. E poi lui scappa, e poi va a Roma, e poi va a Napoli, eccetera, eccetera. Cioè, sostanzialmente, quando avete visto il film, avete un'idea della vita che fa. Allora, a Palazzo Leopardi c'è questo, c'è uno scaffale con i libri proibiti. E stiamo parlando dell'Ottocento. Ancora nell'Ottocento c'era l'istruzione, lo scaffale, il PPP, ma in teoria capite che lì diventa, cioè la sorveglianza è di papà, Leopardi, è di Monaldo, è Monaldo che non dà la chiave. Cioè, naturalmente se tu li tieni in casa, il carattere di proibizione è più aleatorio, perché papà è Monaldo. Se lo legge chi lo impedisce, è chiaro, incorre in pene spirituali, ma insomma non viene pensato, e poi se viene spirituale occorre che qualcuno sappia che lui l'abbia fatto, insomma. Questi libri sono libri un po' più accessibili, naturalmente. Allora vedete che non è folle il sistema ha degli elementi di ragionevolezza, e l'elemento che diventa fondamentale soprattutto per i libri di letteratura, che sono quelli che probabilmente vi interessano a voi di più, è l'espurgazione. Fondamentale l'espurgazione di Boccaccio, cioè Boccaccio va espurgato, e va bene, espurgano, ma questo, come vi ho spiegato, era un lavoro molto complesso. Non era una cosa che si faceva in un giorno. Quindi questa enunciazione dell'espugnabilità
dei libri proibiti a seconda classe diventa un inciampo che non finirà più, perché loro non ci riescono a espugnare tutti questi libri e quindi si pasticciano. La espugnazione di Leopardi, ci sono due espugnazioni di Leopardi, due volte continuano a discutere se li espugnano una terza volta, ma abbiamo tolto veramente tutto, ma li cacciamo un'altra volta. Delle novelle che non abbiamo veramente controllato bene, eccetera, eccetera. Come vi ho spiegato, si passa dalla censura puramente negativa, cancello, alla più abile censura manipolatrice, cioè non è che cambio la parola, non è corrotto il prete, è corrotto il sacerdote musulmano. Allora così giro la botta al prete, una botta al sacerdote musulmano, all'Islam, eccetera. Ma poi però fare questa operazione realmente su tutti i manifatti è molto difficile. Quindi e qui che c'è la vera differenza, cioè mentre la censura dei libri eretici è chiara, forte e distruttiva, la censura di seconda classe è più complicata e quindi sì, si possono trovare sicuramente libri spiegati in tutte le biblioteche che hanno il patrimonio librario antico, insomma, cinquecenteschi, seicenteschi e così via. È chiaro? Tutta questa discussione avviene nella seconda metà del Cinquecento, è lì che si fa la grande lotta al libro eretico e come state capendo i patrimoni monastici sono uno dei punti importanti, perché i depositi librari ce li avevano i monasteri e poi la nobiltà aveva di solito grandi biblioteche, la famiglia Colonna, la famiglia Orsini, no? La famiglia una qualsiasi famiglia nobiliare italiana, medici, eccetera. Quindi questi hanno, le biblioteche nobiliari e poi naturalmente un po' di libri ce li avevano i medici, gli avvocati, i giuristi, quelli che esercitavano la professione, i medici ci avevano le loro bibliotechine di medicina e così via. Sono queste le grandi vittime della censura. E quindi, naturalmente, per volte nel monastero. Perché ve lo dico? Perché con l'ultimo grande indice dei libri proibiti, che è quello di Clemente VIII del 1596, per modulare ancora meglio la censura, vengono istituiti i permessi di lettura, che sono, significa che persone particolarmente collocate, o vuoi la nobiltà, vuoi l'alto clero, possono andare a chiedere di poter tenere qualcosa in casa non eretica. Attenti, qui sbagliano in molti, perché si basano su fonti letterarie, cioè testimonianze di persone che non ne sanno, anche nel Cinquecento, che non hanno ben capito. Quindi c'erano anche permessi, si poteva tenere in casa tutto. Non è vero, non si poteva tenere in casa tutto. La nobiltà e l'alto clero potevano tenere in casa libri non eretici. I libri eretici erano distrutti. Allora, naturalmente vedete come il sistema si modula, consente delle piccole eccezioni, perché deve funzionare, perché altrimenti sarebbe stata una catastrofe del patrimonio librario italiano, che in parte c'è, ma solo in parte. E per fare un controllo importante lanciano un'inchiesta sul patrimonio librario di conventi e monasteri. Stiamo parlando del 1599. Avviene una cosa che appunto per i letterati, per
studiosi di storia e letteratura, di storia del libro, eccetera, è molto importante. Cioè, per applicare il nuovo indice, la neocongregazione dell'indice, adesso vi spiego che cosa è, chiede a tutti i conventi e a tutti i monasteri d'Italia di mandare al prima gli dicono di esercitare la censura nei loro conventi. Si trovano in resistenza, dovete immaginare gente che cerca di applicare norme che l'interlocutore non vuole applicare, capite? Quindi trova scuse. Ma io non so esattamente quali sono i libri proibiti. Va bene, mandateci a Roma le liste dei libri proibiti. Non li sappiamo, eccellenza, quali sono i libri proibiti. Non riusciamo a capire. Qual è? Montano è proibito o non è proibito? Aspetti, mi faccio vedere. No, perché nel mio indice 1554 sì, è proibito, ma quello del 64 no. Poi nel 75 sì, poi no, poi ne hanno proibito dopo. Scusi, ma noi non ci capiamo più niente, siamo poligrati. No, non so se mi spiego. Siamo qui, non ci capiamo niente. Allora loro, per tagliare a testa, come diciamo noi al liceo, al topo, non so se lo dite ancora. Lo dite? Al topo. No, al topo, al topo. Questo è il testo. Non lo dite più. Non si dice il topo. Per tagliare la testa al topo, dicono va bene, allora mandateci a Roma tutte le liste di libri che avete nei conventi e poi ci pensiamo noi a vedere quali sono. Questo è la grande inchiesta sul patrimonio librario dei monasteri italiani del 1600. Cioè tutti i monasteri italiani mandano le liste dei libri in loro possesso. E sia questo oggi è una, lo trovate in Biblioteca Vaticana, e sono 11 volumi di, credo 11 forse di più, di liste di libri proibiti, le liste di libri proibiti dei Barnabiti, due ordini chiedono il grande privilegio di non poterli, di non mandare a Roma le liste, e sono i gesuiti e i domenicani. I domenicani reggono l'inquisizione e dicono a noi ci chiedi noi che siamo l'ordine dell'inquisizione dobbiamo mandare a Roma le liste e libri che facciamo noi che la facciamo censura. Ma tu mi stai offendendo. E quindi non ti mando niente. Perché me la faccio da solo. Sono io l'inquisizione che faccio? Me la mando da solo. Faccio io. E i gesuiti che così, come dire, sanciscono il, per così dire, il prestigio di fondamentale, di nuova, fondamentale ordine religioso, tutore dell'ortodossia. A noi non ce lo chiede. Va bene? A noi libri proibiti, perché puoi chiedere a questi confusionari, ai francescani, questi tanto benedettini, questi non ci capiscono niente. Noi gesuiti lo sappiamo noi cosa si deve proibire, la facciamo noi censura. Va bene? Allora questi due chiedono l'esenzione. Tutti gli altri, e che questo oggi per noi è una fonte di conoscenza enorme, perché ci dà il posseduto librario dei monasteri, di tutti i conventi italiani. Ce li avete in Vaticana, e avete tutto quello che i conventi italiani possedevano nel 1600. È una specie di immensa sondaggio sul libro che naturalmente ci presenta un'immensa fonte di conoscenza sui libri posseduti nel monastero del 600. È chiaro? Vedete come funziona?
vedete come incide, vedete come si articola, vedete che è molto importante l'elemento dell'esplicazione, diventa l'epicentro, diventa il vero problema, perché gli altri sono facili, bruciano. E diventa anche la grande arma di ricatto dei librai, cioè il librai si presenta, diventa quasi un ricatto, cioè il librai si presenta e dice eccellenza reverendissima, questo è un pacco di libri da espugnare, ma faccio, la faccio adesso di espugnare, e diventa un problema complicatissimo con il nuovo indice 196, loro provano a far funzionare la macchina espulgatoria, coinvolgono tutti gli episcopati d'Italia e tutte le inquisizioni d'Italia e cominciano a distribuire libri e cominciare a espulgare. Allora, tu, secondo competenze locali, quindi l'inquisitore di Padova censura i libri di filosofia, l'inquisitore di Bologna censura i libri di diritto, e cosa vedete, l'inquisitore di Ferrara, libri di letteratura e così via. È chiaro, secondo, per così dire, competenze specifiche. E questi si mettono a espurgare e così cominciano a arrivare le prime espurgazioni, ma da lì a espurgare tutto il patrimonio librario italiano c'è ancora parecchio. Capite? E questo è alla fine il grande fallimento del sistema di controllo, e questo a un certo punto si scoccia. Ed è questo il problema. Quando mi fa notare che ci sono libri ancora non espurgati, espurgati, è certo che ci sono, perché là, ripeto, bisogna capire la netta differenza tra prima e seconda classe, tra Rocchi e anche nel 96. Brillano su tutte le piazze d'Italia dei rubi di libri. In teoria soltanto retici, in pratica ci va un po' di tutto, però insomma, e il libro eretico viene stirpato. Se fate un sondaggio, se effettuate un sondaggio appunto in questo patrimonio librario dei monasteri italiani del 1600 per vedere se c'avevano ancora, se c'erano libri proibiti, vi accorgete che i libri proibiti importanti ci sono. C'è un po' di Erasmo ancora, c'è l'Erasmo, soprattutto l'Erasmo linguista, non l'Erasmo teologo, ma l'Erasmo traduttore, l'Erasmo dell'esercizio linguistico, e, però grandi depositi di eresia non ci sono, che significa che entro il 1596 c'era stato un controllo severo sul patrimonio librario dei monasteri. E capite che è importante, perché quando avete controllato i depositi librari di monasteri avete già controllato un bel pezzo d'Italia, insomma. Vi rimangono quelle altre grandi categorie che vi ho detto, e cioè la nobiltà, e poi medici, avvocati, giuristi, e qualche teologo, insomma. È chiaro? Ecco, questi sono gli elementi fondamentali. Se ho altri 10 minuti, no, fermiamoci qui. Perché ride? Perché di solito facciamo 1:30, no? Allora, fermiamoci qui, ci abbiamo domani.